Ciao a tutti. Ho visto un paio di giorni fa l'incontro di Luigi Di Maio con i giornalisti della Stampa Estera. Un incontro interessante come lo sono quasi sempre, anzi possiamo dire anche sempre, tutti gli incontri che i nostri esponenti politici fanno con la Stampa Estera. Perché sono incontri molto tranquilli, senza interruzioni, non c'è il politico di opposizione o comunque un'altra figura che ti interrompe di continuo. Il politico qui è libero di parlare, ma comunque ci sono i giornalisti che, specialmente essendo della stampa estera, insomma, forse hanno meno remore dei nostri a fare domande che possono essere anche impegnative o scomode. E quindi ecco, su YouTube si trovano questi video. Conte ha fatto già un paio di incontri con la stampa estera, forse anche più di due, e li trovate su YouTube se seguite il canale. Mi pare si chiami Presidenza del Consiglio semplicemente, e quando ci sono gli incontri c'è sempre il video su YouTube. Vabbè, comunque ho visto l'incontro di Di Maio. Di Maio ha detto sì, ha spiegato parti del programma, ha detto anche cose interessanti, ma ecco, vorrei prenderlo un po' alla leggera e parlarvi di una cosa che mi ha colpito un po' diciamo anche infastidito, forse infastidito è una parola un po' grossa, però è il fatto di quanto usa l'inglese. Già lo sappiamo, non è la prima volta che vedo Di Maio e so che usa spesso dei termini inglesi per parlare, non è nemmeno l'unico, quindi ecco, non ne faccio una gran colpa, ma in effetti questo video, ecco, vuole essere leggero, non vuole essere una grande critica. Poi qualcuno può dire che incontrando la stampa estera è normale che si usino più inglesismi, non so, la troverei una scusa un po' così campata in aria, non credo sia quello il motivo, li uso anche con i nostri giornalisti nelle nostre trasmissioni. Ma allora vediamo un po' cosa ha detto Di Maio. Iniziamo con il primo spezzone. E quello che voglio dirvi su questo è molto importante. Noi dal 1 gennaio 2019 partiamo col fondo di venture capital che non c'era per le start-up innovative, col piano nazionale sull'intelligenza artificiale e il piano nazionale sulla blockchain. Qui ha detto venture capital e blockchain. Beh, blockchain è più o meno intraducibile, nel senso che si può dire catena a blocchi, però non ti segue nessuno se parli così. Venture capital, anche quello è un termine abbastanza diffuso nell'economia, quindi non gli imponiamo di dire capitale di ventura o capitale di rischio, benché sarebbero traduzioni corrette e altrettanto comprensibili. Non penso che tutti sappiano cosa sia il venture capital, e se dice capitale di rischio, quelli che capiscono venture capital capiscono lo stesso, ecco, e forse capisce qualcuno in più. Vabbè, poi. Noi siamo un paese esportatore, che ha aziende con un grandissimo know-how. Know-how qui, vabbè, mi viene da ridere un po' anche per la pronuncia, perché lo pronuncia molto all'italiana, si dovrebbe dire know-how, con l'H prima del how, non solo how. Vabbè, cos'è questo? Il bagaglio di conoscenze, si poteva anche dire così. Poi andiamo avanti. Nei prossimi mesi potremo anche sottoscrivere come Italia la Belt and Road Initiative e diventare il primo paese del G7 a sottoscrivere questo MOU. Qui cita MOU. MOU sta per MOU e è Memorandum of Understanding, che significa memorandum di intesa. Può essere che tutti i giornalisti in sala comprendessero benissimo di cosa stesse parlando. Io avrei speso qualche vocale in più e avrei detto memorandum di intesa. Vabbè. Sulla conferenza di Palermo siamo molto fiduciosi sul fatto che si possa delineare una roadmap condivisa. Roadmap, ecco, anche questo è un termine che usa molto spesso. Cos'è? Non è la mappa della strada, ma più o meno è il piano d'azione. Detto chiaramente, potrei dire piano d'azione, capivano tutti. Lo spread calerà non appena avremo scritto le norme nero su bianco che sono pronte, stiamo facendo il drafting sia del reddito sia di quota 100. Ecco, questo veramente mi ha fatto cadere le braccia, perché. Mentre gli altri un po' puoi giustificarli, dice sono giornalisti esteri, quindi magari capiscono meglio alcuni termini.
Ma comunque sono giornalisti che l'italiano lo capiscono bene, anche perché Di Maio comunque parla un italiano abbastanza forbito, parla meglio di me, usa termini ben precisi, che insomma conosce chi ha studiato la lingua italiana molto bene, quindi penso che sappiano anche la parola bozza o abbozzare, non capisco perché deve dire drafting, questa sembra un po' grossa, ma è lui, gliela passiamo. Ed è anche per questo, per rispondere alla domanda sul deficit, che non tutti i tagli agli sprechi e i tagli alle tax expenditures su, per esempio, i grandi colossi del petrolio, alcune ingiustizie che sono state portate avanti in passato, per esempio sul settore delle tax expenditures. Questa è bellissima, tax expenditure, si potrebbe anche fare qualche critica sulla pronuncia, non è tax expenditure, come ha detto lui, ma tax expenditure. Forse anche la mia pronuncia non è perfetta, ma penso di avvicinarmi un po' di più alla pronuncia giusta. Ecco, io per primo mi accorgo dei miei limiti sulla pronuncia dell'inglese, certi termini non li direi. Io direi spesa fiscale è la traduzione giusta e capiscono tutti. Quando prima ho detto che aumenta la forza lavoro perché ci sono NEET e inattivi che entreranno nel mondo del lavoro che oggi noi abbiamo fermi nel blocco, fuori anche dai radar della disoccupazione, perché in quel caso sono disoccupati, noi stiamo parlando degli inoccupati e dei NEET. Cosa sono questi NEET? Questi NEET sono i disoccupati e i NEET. Ecco, questo ho dovuto cercarla su internet perché veramente non capivo cosa dicesse. In effetti la pronuncia è abbastanza giusta, è NEET. È una sigla che è NEET, una sigla inglese, e sta per Not in Employment, Education and Training. Ecco, si può dire semplicemente che non sono impiegati e non stanno cercando lavoro, non si stanno formando per un lavoro. Tutto qua, queste erano le perle che ho colto io di questa conferenza stampa. Pensavo fosse simpatico condividerle con voi, mi ha fatto un po' sorridere. Ciao, buona giornata.